Allora, ciao a tutti bambini. Allora, come colonna sonora di questo video abbiamo niente poco di meno che Mangia Cassette con la cassetta dei cartoni animati anni 80, che sta all'interno di questa cassetta qua. Ed è questa la fotografia che ho messo io. Questa è la custodia, la cassetta è dentro al Mangia Cassette. E questo sono io e questa è mia cugina, avremmo avuto 2 o 3 anni a casa di mia mamma. Comunque, allora ragazzi, sono un po' che non ci sentivamo e io ho recuperato veramente un sacco di cose da quel baule che vi avevo fatto vedere tanti anni fa. Tra l'altro recentemente, scusate, passo un po' la musica perché sennò... Allora, tra l'altro ho rivisto proprio ieri un video che avevo fatto 6-7 anni fa, che c'era mio figlio che aveva 4 anni, era piccolino, e facevamo il confronto tra la Lamborghini Countach degli anni 80, no? Transformer, e la sua aveva un Bumblebee, ce l'ha ancora tra l'altro, adesso l'ho lasciato lì perché volevo fare una scenografia ma non ho voglia di toglierle io, vedete, metto tutto nei blister, no? Di plastica, perché evitare insomma che si rovinino, no? E però li volevo mettere un attimino un po' tutti qua. In realtà c'è ancora qualcosa della serie Diaclone, quindi quella pre-Transformer Autobot, ok? Quindi il precursore della Takara, che sono questi qua. Primo Diabattles, che vi avevo già fatto vedere, che in Italia era Diatron, ok? Diabattles, che adesso fanno il reboot con i Micronauti, ci sono tutti e tre, però si sono ribaltati dentro la scatola. E c'era Diaclone, io che mi piacerebbe riaverlo, il Diaclone, il grande robot base, e Buffalo, ho recuperato praticamente tutto, ho trovato anche, aspettate, non l'ho preso, questo è sempre della serie, ragazzi, questo è sempre della serie Diaclone e Buffalo, oppure ho trovato un pugno, l'ho ripulito tutto alla perfezione, stiamo parlando veramente, ragazzi, della storia. Questo Buffalo, Diatron, serie Diaclone iniziale, no? Dopodiché arrivano gli Autobot. Ora io li tolgo questi qui un attimo. E beh, tra le sorprese che volevo farvi vedere, beh, innanzitutto io facendo questi video per voi, e poi mi hanno chiamato due miei amici, mi fa, ma ho visto che c'hai dei Transformer, ah sai, io c'ho ancora qualcosa. Un mio amico, ragazzi, mi ha dato Optimus Prime in scatolato, lo so che questo vi fa piangere, perché dicevo, come è possibile? Cioè, è nuovo, praticamente non l'ha mai usati, cioè va in scatolato sia questo che Guardian, che io ce l'ho Guardian, questo è il mio, che è usato, anche Commander, non l'ho tirato fuori proprio perché qui c'era questo in scatolato, ma io ho il mio, che per me vale, cioè, è qua, Commander vale... No? Ve l'avevo già fatto vedere, sapete, abbiamo fatto io Optimus Prime, detto Commander, no? Questo è il mio. E lui mi ha dato questo, mi fa, guarda, c'ho questi, li vorresti? Ma, grazie! Abbiamo anche qui Guardian, che in realtà nella versione internazionale si chiama Metroplex, anche quello lui ce l'aveva in scatolato nuovo. L'unica cosa che lui, un bambino, era suo padre, era uno molto alla portata, no? Gli faceva attaccare gli adesivi a lui. E lui c'aveva 6 anni, non so quasi attaccare gli adesivi come li attaccava, ecco, insomma. Però, ragazzi, una cosa meravigliosa, meravigliosa. E quindi, riprendendo, l'idea era di fare un video per farvi vedere la differenza stavolta tra il Grimlock di mio figlio, questo qua, Luigino, e quello che era il mio, degli anni 80, questo, ok? Che questo è mio, proprio. Io, e infatti ha degli acciacchi, delle rotture, però ragazzi non c'è, questo era bellissimo, questo qua era bellissimo, ragazzi, cioè parliamo di Grimlock, cioè il capo dei Dinobot. Poi io in realtà ne avevo 4, avevo questo, poi ho ancora lo Stegosauro che è mio, ok, e il Brontosauro che ha perso la testa, sempre mio. Ok? Ognuno aveva il Dianauta che si inseriva ad esempio qui,
nel caso di Grimlock questo. Cioè c'era il Dianauta, era nero e verde, quello di Grimlock, io l'ho dato perso. Tra l'altro ne ho ritrovato uno che sotto si sono rotte le gambe, si era ossidato, disastro. Perché purtroppo sti Dianauti, adesso in questo momento ne ho tre, perché li ho con la scatola di Diatron che vi ho fatto vedere prima. E ne ho un pezzo mio originale del mio Diatron che non ho messo fuori qua. Boh, non lo vedo. Comunque, questo invece mi è sempre stato dato da questo amico. Questo Triceratopo non ce l'avevo, io avevo Pterodattilo, questo non ce l'avevo. Il Triceratopo mi è sempre stato dato dallo stesso amico insieme, ragazzi. Niente, un po' di meno. Devastator, che in un video precedente vi dicevo, guardate, Devastator ce l'aveva mio amico, non ce l'avevo. E qui ve lo farò vedere, poi vi farò vedere, tireremo poi fuori dai blister che riprendiamo a fare qualche video insieme. Da un mio collega invece, anche lui, sempre vedendo i miei video, mi fa: guarda, io ho Cassetteman che avevo anch'io, ma chissà che fine ha fatto. E poi lui aveva Aquila, c'è uno di quegli aerei tipo Starscreamer, questo è mio. Questo è il mio Starscreamer. Questo è Starscreamer. Ok, c'erano diversi aerei, no? Poi ho scoperto intanto che la pistola, questa qua, è sempre Megatron. È sempre Megatron, eh? Non è. Io pensavo fosse un altro. Invece è sempre Megatron, che c'era in versione sia argentata, metallica, che in quella versione lì. Scusate, io poi parto a parlare. Allora, intanto, Grimlock di mio figlio è montato a robot. Ed è questo, no? È sempre di plastica, insomma. Poi voi mi direte: sì, però sai, c'è anche la versione di Grimlock, quella da 3.500 euro grosso. Cioè, ho capito. Cioè, io qua vi sto parlando di due cose che avevano più o meno lo stesso prezzo, considerando l'epoca, ok? Quindi io con 30 euro compro magari questo. All'epoca mia, con molto meno, perché con 30 euro compravi con voi, che mi ricordo costava 54.000 lire o 58, questi costavano 20, non so se arrivavano a 30.000 lire, ok? E questo c'era della plastica, ma c'è del metallo, ed è un robot di una bellezza incredibile che ha preso umidità in quel baule che vi avevo detto, amici. Aveva preso umidità, però io l'ho ripulito tutto e vedete, ha rotto la parte della coda, però a me non interessa, ragazzi, questi sono i miei, cioè questa è la mia storia, vedete? Scusate, io adesso spero che voi vediate, lo sto montando. Tiene ancora un po' i pugni, cioè, ragazzi, che roba è? La testa bellissimo. Se guardiamo il design, beh, questi moderni hanno un design molto più moderno, no? Però secondo me non, cioè, non c'è proprio confronto, non c'è confronto. Quindi, come cosa. Però questo Grimlock di mio figlio è molto più bello rispetto a quell'altra macchina che abbiamo fatto vedere, Bumblebee, in quel video di 6 anni fa, eh. Adesso sta dritto questo. Sentite che c'è Mazinga Z. Madonna, ragazzi, ma che cos'era Mazinga Z, la sigla? Mazinga. Beh, ragazzi, io mi ricordo, no? Perché io ricordo tante cose di quando ero veramente molto piccolo. Allora, in Italia, io sono del 75, quindi fate il conto di quanti anni che ho, no? Bene, quando avevo 3 anni, così, in Italia è arrivato il grande Mazinga. Cioè, il grande Mazinga è stato il primo Mazinga ad arrivare in Italia. Anche se poi in realtà la storia prevedeva che prima ci fosse Mazinga Z, ma noi non lo sapevamo. Arriva il grande Mazinga e c'era la canzone Vola, si tuffa dalle stelle giù in picchiata, se sei nemico tre, questa lì. Poi dopo è arrivato Mazinga Z. Il mio robot favorito in assoluto è sempre stato il grande Mazinga, ok? Però l'inizio della sigla di Mazinga Z, quando udrai un fragore, era una cosa, ragazzi, che ti faceva venire la pelle d'oca. Andate a sentire la sigla di Mazinga Z, cocce, era da aver paura. Questo poi ho anche trovato, ragazzi, questo si trasforma in un aquilotto. Oh, mi dice che sono già 10 minuti che vi parlo. Vabbè, era giusto per riprendere un attimino il discorso sul tema Transformer con voi. E poi
ci concentriamo su Diaclone, magari prendiamo, guarda, c'è anche il trenino. Sotto, in cantina, c'ho ancora delle cose, c'ho il Diablocker. Ho scoperto che il Diablocker è sempre della serie Diaclone. C'è quella prima dei Transformers, degli Autobot, quella di Diatron. E però è un fake dell'epoca, cioè l'originale era Diagaz e che aveva dei colori diversi. Il Diablocker era la versione truffaldina, tra virgolette, nel senso, del Diagaz. Infatti lo vedevi da certi dettagli. Anche il Dianauta era fatto uguale, ma non aveva le calamitine sotto i piedi, perché questi Dianauti avevano tutte le calamitine sotto i piedi. Mentre invece quello di Agazza aveva il Dianauta, quello normale. All'inizio i Dianauti mi piacevano molto di più quelli di Diatron rispetto a quelli degli Autobot. Quelli degli Autobot avevano tipo due cuffie sul... Ma c'ho qualcosa sotto, poi ve li farò vedere. Purtroppo è la cosa che è andata persa... Avevo un sacco di Dianauti, perché c'era il Dianauta di Commander. C'erano, uscivano anche con le Autobot. Guardate che bella questa gialla, ragazzi, sempre Lamborghini Countach. Lo so, sono blisterate, non avevo voglia di tirarle tutte fuori, perché adesso sono tutti ritirati dentro un cassetto. Ok, sentite che c'è Dolce Remy. Ragazzi, cioè, il Commander italiano, Autorobot Commander. Ma questo quanto vi fa piangere? Guardate, con Guardian, tra l'altro riportato qua, nonostante Guardian, poi io se non... Cioè, Guardian è uscito dopo, ed faceva già parte di una serie di Autobot più piccolini, se non ricordo male, no? Guardate qua chi c'è, questo sembra Golion, quello col leone, questo è con voi, è questo qui, è questo qui, c'è con voi qua, poi vediamo un po' chi c'è. Che riconosco, c'è la macchina rossa che credo sia questa qui, vediamo, c'è un Porsche, io ce l'avevo tanti, questo credo che sia un Dinobot. Madonna ragazzi, che meraviglia. Ah, e qua c'è la, io la prima che ho avuto in assoluto è stata la Ligier, non so se vedete, scusate, io lo tenevo troppo basso. E qui tu col cartoncino rosso vedevi la potenza di Commander. Leggiamo un po'. Funzione comandante. La libertà è un diritto di tutti gli esseri coscienti. Commander è il più grande, il più forte, il più saggio di tutti gli autorobot. Sente che il suo ruolo è proteggere tutte le vite, perfino la vita della Terra. Combatte incessantemente per sconfiggere i Destructors. Si divide in tre sezioni autonome. Commander, il centro di intelligenza conosciuto come il comandante, l'autorobot da ricognizione, è una spia con un raggio d'azione di oltre 2000 km, e il quartier generale autorobot, alla piattaforma da combattimento equipaggiata con un robot specializzato in artiglieria meccanica. Un attacco a uno dei moduli e un attacco anche agli altri due. Evidenziatore di rendimento, scopri con lo speciale decifratore rosso la vera forza del tuo Transformer. Ma fantastico, ragazzi. Comunque io vi dico una cosa. La mia preferenza oggi è per la serie Diaclone. Perché erano dei robot. Cioè, l'idea di avere una macchina che si trasforma in robot. Certo, ormai sono di culto, no? Però, cioè, cosa c'entra la Lamborghini Countach con gli Autobot che vengono da Cybertron? Non so, non ho mai capito. Devo rivedere la storia. Comunque sono meravigliosi, Destructor, qua il Devastator... Poi ve lo monto. Dai, ci sentiamo amici. Intanto c'è Ken Falco. Ciao, mi raccomando, iscrivetevi, perché poi alla fine io ho bisogno di raggiungere almeno un target per poter avere la possibilità di andare live. Perché io riesco a fare più facilmente le live che i video, perché per fare il video ci vuole più tempo, no? Invece con la live uno parte. Dai, ciao.